prima della riforma Fornero e quindi vanno tutti in pensione entro il 31/12/2014. C'è stato un problema in Regione Lombardia, ma anche in altre regioni, di persone che finivano la mobilità prima di questa data e quindi rimanevano senza reddito. Siamo riusciti con una mozione che è passata 2 settimane fa a trovare una copertura e a dare un minimo reddito a queste persone e quindi accompagnarli alla pensione entro il 31/12 con un minimo di supporto. Come diceva Vito, c'è un problema ben più grave, che è quello di quelli senza pensione e senza lavoro, cioè chi non ha fatto accordi a livello ministeriale. Quindi soprattutto i lavoratori, come sempre, delle piccole aziende sotto i 15 dipendenti, si sono trovati a 60 anni con 7 anni di lavoro ancora davanti e senza lavoro. Quindi io ho incontrato personalmente le settimane scorse un sacco di persone che sono in questa condizione, che è ben più grave, perché se una persona senza reddito ma sa che il 31/12/2014 va in pensione, si trova a modo. Se uno sa che va tra 7 anni e 60 anni è molto più difficile. Abbiamo fatto una mozione e stiamo con queste persone, stiamo cercando di chiuderla, di presentarla nei prossimi giorni per chiedere che ci sia, prima di tutto, che la Regione Lombardia faccia forza sul governo perché anche queste persone vengano salvaguardate. Quindi vadano in pensione con la riforma pre-Fornero, dato che hanno versato 35, 38, 40, 42 anni contributi. E che gli si trovi soprattutto, visto che oggi sono in una situazione di estrema difficoltà economica, che si trovi una soluzione immediata per garantire un minimo reddito nel mentre si tratta a Roma per garantire anche la pensione e la finestra per la pensione. Allora, Carmen Colombo.